Nel settimo video, che illustra i meccanismi di flessione orizzontale, ci occupiamo di un meccanismo particolare, lo sfondamento della parete del timpano. Si tratta di un meccanismo che è individuato da macroelementi cuneiformi che ruotano attorno delle cerniere cilindriche oblique. Questo cinematismo è provocato dall'azione ciclica di martellamento di una trave di colmo, che determina appunto la formazione di questi macroelementi di distacco. Spesso ne troviamo una schematizzazione simmetrica che corrisponde alla realtà di molti casi. Tuttavia, vari altri aspetti riguardanti la presenza di aperture oppure la distribuzione di carichi, che può essere di vario tipo, possono determinare un andamento anche non simmetrico delle, cerniere. Ecco, PCM è in grado di trattare la generalità dei casi ed anche il punto di contatto fra i due corpi triangolari che ribaltano può essere più o meno coincidente con lo spigolo interno della struttura. Se non lo è, si può tener conto in questo modo anche di una resistenza a compressione finita e quindi di un arretramento del punto stesso. Un punto chiave dello studio di questo cinematismo è il carico applicato dalla trave di colmo sui corpi ribaltanti. Bene, cominciamo allora a descrivere questa tipologia di cinematismo. Sì, per modellare il cinematismo innanzitutto andiamo a tagliare i corpi partecipanti, quindi selezioniamo il comando taglio tramite polilinea, selezioniamo i corpi da tagliare e definiamo il profilo del taglio. Confermiamo il taglio. A questo punto andiamo a definire il cinematismo come flessione su cerniere oblique. Definiamo la prima cerniera, la seconda cerniera e scegliamo il punto di contatto, cioè quel punto che durante l'evoluzione della rotazione rimarrà in comune tra i due cunei. In questo primo caso lo consideriamo al profilo interno del muro. Bene, non ci resta che selezionare i corpi partecipanti e trattandosi di un cinematismo composto, andiamo a distinguere i corpi A dai corpi B che ruotano intorno alla seconda cerniera. Fatto questo, possiamo già visualizzare una anteprima della rotazione e notare che effettivamente il punto che abbiamo scelto come punto di contatto, cioè quello interno inferiore del muro, rimane effettivamente in comune tra i due corpi durante la È rotazione. interessante anche osservare che i due corpi, per mantenere appunto questo contatto e ribaltare ruotando attorno alle cerniere cilindriche, scorrono anche lungo esse. Questo si tratta appunto di un movimento che è ben descritto anche nelle pubblicazioni di riferimento e che viene rispettato in modo molto preciso da PCM, ma PCM dà anche altre possibilità perché appunto cambiando il punto di contatto, per esempio arretrandolo, è possibile comunque studiare il cinematismo stesso. Bene, vediamo ora qual è l'effetto della trave di colmo. Allora, per la trave di colmo, che è un elemento selezionabile di cui quindi possiamo vedere le proprietà nella griglia, è possibile appunto leggere quella che è la sezione, siamo a conoscenza del materiale che è cemento armato, è molto semplice vedere che il peso proprio produce un carico di 9,27 kN sulla sommità appunto dei corpi ribaltanti. Dalle informazioni sulla linea di carico possiamo anche vedere che questa linea di carico ha 4,95 kN al metro circa da entrambe le parti per la simmetria dei solai. In definitiva ne risulta un carico verticale che possiamo applicare attraverso un punto materiale sulla sommità del cinematismo pari a 34,25 kN. Sì, infatti definiamo un punto materiale proprio alla mezzeria, del muro, nella posizione di scarico della trave, e andiamo ad inserire, selezionando il punto materiale, un carico verticale di Di 34,25 34,25. Ecco, kN. una piccola osservazione riguardo al fatto che abbiamo considerato solo carichi permanenti, perché nella sommità il carico variabile della neve ha uno Psi2 uguale a 0 durante le analisi sismiche e quindi di fatto è stato trascurato da questo punto di vista. Sì, Bene.
Rivisualizziamo un'anteprima della rotazione, notando che il punto materiale che abbiamo inserito si sposta seguendo uno dei due corpi partecipanti. Trattandosi di piccole rotazioni, il fatto che appartenga ad uno o all'altro durante la rotazione non influenza il Non calcolo. modifica niente, certo. Ed è comunque significativo vederlo muoversi perché vuol dire che questo carico è stato proprio considerato nel cinematismo. Ecco, appare Possiamo. interessante per questo tipo di cinematismo vedere gli effetti dell'arretramento del punto C. Quindi se noi facciamo una copia, potremmo provare a Sì. spostare il punto C all'interno. Vediamo se passando da un cinematismo all'altro diminuisce il moltiplicatore di collasso. Sì, in questo caso abbiamo un moltiplicatore di 0,445. Andiamo a provare un'altra posizione del punto di contatto. Facciamo una copia e ridefiniamo il cinematismo. Quindi, prima cerniera, seconda cerniera. Questa E stavolta un volta, punto un come po' più punto di interno. contatto, prenderemo un punto un po' più arretrato, immaginando una resistenza a compressione finita della muratura. Questa Benissimo. Notiamo che il valore del moltiplicatore di collasso ha subito una leggera modifica, passando da 0,445 a 0,427. Ecco, ovviamente avendo eseguito la copia, anche il punto che rappresentava il carico della trave è presente in questo cinematismo, ma questo per il fatto anche che i punti materiali, se non gli abbiamo attribuito la proprietà locale, hanno comunque un effetto permanente per i vari cinematismi, quindi se poi lo riintercetta, questo punto viene considerato automaticamente. Esatto. Notiamo che per effetto dell'arretramento c'è effettivamente una compenetrazione tra i due corpi perché il punto C è stato scelto in posizione leggermente più interna, Ecco, ma arretrata. l'algoritmo di PCM ne consente proprio il mantenimento del contatto nel punto scelto e corrispondentemente questo scorrimento che abbiamo lungo i piani obliqui. Vediamo allora che cosa accade invece in un caso non simmetrico. Sì. Quindi andiamo a definire un nuovo cinematismo e per definire un caso non simmetrico dobbiamo effettuare un taglio appunto non simmetrico. Quindi selezioniamo i corpi da tagliare, scegliamo come profilo iniziale pressoché lo stesso che avevamo definito prima, ma poi andiamo a tagliare il corpo di destra con un'inclinazione molto più pronunciata. Questa asimmetria può essere dovuta alla disposizione delle aperture o alla presenza di travi di scarico. Oppure a Il nostro fine è quello di. fessurazioni già in atto nell'edificio. Comunque, Esatto. questo esempio che vi presentiamo indica proprio la generalità del metodo. Andiamo quindi a definire gli assi di rotazione. Scegliamo di nuovo il punto di contatto nella posizione interna e selezioniamo i corpi. Notiamo bene, possiamo visualizzare un'anteprima. Ecco, le relazioni cinematiche determinano un diverso angolo di rotazione, ovviamente, di ognuno dei due corpi rispetto alla cerniera obliqua e vedete come comunque i movimenti, le rotazioni, quindi gli scorrimenti lungo i piani, sono tali da mantenere sempre il contatto nel punto scelto. Con questo esempio abbiamo illustrato quindi in modo compiuto anche il ribaltamento del timpano. Nel prossimo video continueremo l'esplorazione delle proprietà dell'analisi cinematica di PCM.